Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale. Oggi vi guiderò in una pratica di Hatha Flow, uno yoga dinamico che andrà a lavorare sulla consapevolezza di tutto il corpo. Bene, iniziamo. Prendiamo una posizione comoda, andiamo a sederci con i glutei sui talloni, appoggiamo le mani sulle ginocchia e chiudiamo gli occhi in questa posizione. Proviamo a percepire una piacevole forza che ci spinge verso il basso. Rilassa le spalle, rilassa il mento, rilassa i muscoli del viso. E da qua lentamente lascia scivolare le braccia in avanti, distendi bene le braccia, vai a portare la fronte a terra in balasana, nella posizione del bambino. Cerca di allungare bene la colonna, di staccare bene le vertebre, crea spazio all'interno della colonna. E ancora qui percepisci una piacevole forza che ti spinge verso il basso. Prenditi un momento per portare l'attenzione al tuo respiro e approfitta di questo istante per stabilire un'intenzione per la tua pratica. Inspira profondamente dal naso e espira completamente dalla bocca e lascia andare. Lascia andare ogni negatività, lascia andare tutto ciò che in questo momento non serve più. Inspira energia pulita, prana. Ed espira. Lascia andare tutto ciò che non serve più. E lentamente ci riportiamo a sedere. Appoggiamo le mani sulle ginocchia. E iniziamo a fare delle circonduzioni con il capo, inspira lasciando andare la testa indietro e espirando, lascia cadere la testa in avanti, lentamente, inspira, andiamo a sciogliere i muscoli del collo, espirando verso il basso e cambiamo direzione, inspira, adesso andiamo dall'altro lato, lentamente, l'orecchio sinistro va verso la spalla sinistra, espiro, sguardo verso il basso. Inspira, sciogliamo i muscoli del collo ed espirando ritorno al centro. Con un inspiro andiamo a sollevare adesso entrambe le braccia verso l'alto, ci allunghiamo bene, unisco i palmi ed espirando porto i palmi uniti al centro del petto. Prova a percepire l'energia che si sprigiona fra i palmi delle mani e riporto un attimo l'attenzione che ho scelto all'inizio e cercherò di mantenere questa intenzione per tutta la durata della pratica. Inspira ancora dal naso ed espirando lascia andare. E lentamente da qui apriamo gli occhi, ci portiamo in quadrupedia. Portiamo bene i polsi alla larghezza delle spalle, le ginocchia alla larghezza delle anche e con un inspiro andremo a portare in avanti il braccio destro e la gamba sinistra. Allungo bene il piede dietro, schiena dritta e la mantengo. Vai ad attivare Uddiyana Bandha, il nostro addominale interno e la manteniamo ancora per due profondi respiri. Ancora uno. Inspiro profondo qua ed espirando il braccio destro indietro. Inspiro, lo riporto avanti. Espiro, lo riporto indietro, andiamo a lavorare con l'articolazione della spalla. Inspiro, lo riporto avanti e nell'espiro fletto il ginocchio sinistro, afferro con la mano destra la caviglia sinistra, spingo bene il piede all'interno della mano e allungo bene la schiena, apro la spalla destra e la mantengo. Espirando, ritorno, riappoggio mano e gamba a terra. Con un inspiro vado dall'altro lato, allungo braccio sinistro, gamba destra, mantengo, vai ad attivare Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le nostre chiusure yogiche. Espiro, porto il braccio sinistro indietro, inspiro, lo riporto avanti. Espiro indietro. Inspiro avanti, mobilitiamo l'articolazione della spalla, ultima volta. Espiro indietro. Inspiro avanti ed espirando, questa volta andrò ad afferrare la caviglia destra, spingo bene il piede all'interno della mano e apro bene la spalla sinistra. Guardo un punto fisso avanti per non perdere l'equilibrio, rimango. Inspiro ed espirando, riappoggio il ginocchio a terra, punto i piedi, salgo nel Kamasana in giù. Allungo bene braccia e schiena e rimango qui.
Inspiro, apro bene le dita delle mani, allungo bene le braccia e espirando inizio a molleggiare portando il ginocchio, flettendo il ginocchio destro, lo porto sul lato opposto, poi il ginocchio sinistro, facendo anche una piccola torsione del bacino. Entriamo morbidamente nel nostro primo kana, testa in giù. Andiamo a sciogliere la catena posteriore delle gambe e poi ci fermiamo al centro, allungo bene, faccio dei piccoli passi con i piedi nella direzione delle mani, mi afferro i gomiti opposti con le mani e mi lascio completamente andare. Lascio che la testa cada dolcemente verso il basso, mantengo l'addome attivo e oscillo un po' a destra, un po' a sinistra. Da qui poi mi fermo al centro, fletto le ginocchia lentamente, srotolo una vertebra dopo l'altra per salire in Tadasana. Chiudo bene i piedi, dagli alluci ai talloni, sollevo bene le dita dei piedi e poi lentamente le riappoggio a terra uno dopo l'altro. Andiamo ad attivare Mula Bandha e Uddiyana Bandha, cerchiamo di mantenere queste due chiusure, pavimento pelvico addome, per iniziare i saluti al sole. Inspiro, sollevo bene le braccia oltre la testa, mi allungo, unisco i palmi, Hasta Uttanasana, e espirando Uttanasana, addome verso le cosce. Con un inspiro la gamba sinistra va indietro, appoggio il ginocchio sinistro a terra, allungo il collo del piede, guardo su, e espirando destra indietro, entrambe le ginocchia a terra, fletto i gomiti stretti ai lati del corpo, scivolo in avanti, Bhujangasana, inspiro, guardo su, e espirando punto i piedi, Adho Mukha Svanasana, allungo bene la colonna, sinistra fra le mani, ginocchio destro ritorna a terra, inspiro, guardo su, e espirando piede destro raggiunge il sinistro, mi fletto in avanti in Uttanasana e lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, allungo i palmi sopra la testa e espiro, palmi al centro del cuore, Pranam, dall'altro lato, adesso inspiro, Hasta Uttanasana, allungo bene, e espirando mi fletto in avanti, addome alle cosce, questa volta è la sinistra, che va indietro, ginocchio destro a terra, inspiro, sollevo lo sguardo, espirando destra indietro, entrambe le ginocchia a terra, fletto i gomiti, scivolo in avanti con il petto, il mento, Bhujangasana, guardo su, espirando punto i piedi, Adho Mukha Svanasana, allungo bene la colonna, piede destro fra le mani, ginocchio sinistro a terra, inspiro, sollevo lo sguardo, espirando sinistro, ritorna di fianco al destro, Uttanasana, mi fletto, lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, unisco i palmi sopra la testa, palmi al centro del cuore, Chandra Namaskara, saluto la luna, inspiro, sollevo le braccia oltre la testa se posso, inclino un pochino indietro la schiena ed espirando mi fletto in avanti, Uttanasana, sinistra indietro, ginocchio sinistro a terra, questa volta stacco le mani, unisco i palmi sopra la testa, mi allungo, espirando mani a terra, sinistra indietro, se posso dalla tavola, espirando vado in Chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha, Kana testa in su, espirando salgo in Adho Mukha e allungo bene la colonna, piede sinistro fra le mani, ginocchio destro a terra, inspiro, apro spalle e petto verso l'alto, espirando mani a terra, piede destro ritorno davanti di fianco al sinistro, espirando mi fletto lentamente, srotolo Hasta Uttanasana, palmi uniti sopra la testa, se posso incurvo un pochino indietro, espirando Pranam da sinistra, adesso inspiro, Hasta Uttanasana, allungo, espirando, Uttanasana, ne vado giù, sinistra indietro, ginocchio sinistro a terra, con un inspiro, sollevo le braccia oltre la testa, unisco i palmi, espirando mani a terra, destra indietro, e vado giù direttamente, Chaturanga Dandasana, inspiro, Urdhva Mukha, Kana testa in su, espirando, Adho Mukha, allungo bene la colonna, piede destro fra le mani, ginocchio sinistro a terra, inspiro, sollevo bene le braccia sulla linea delle orecchie, espirando mani a terra, destra raggiunge, sinistra raggiunge la destra, Uttanasana, addome verso le cosce, lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, unisco i palmi sopra la testa, allungo bene,
Guadagno qualche centimetro, mi sollevo bene sui talloni, allungo bene le braccia verso l'alto, unisco i palmi, rilasso le spalle ed espirando cerco di scendere mantenendo ancora i talloni sollevati, Uttanasana, riappoggio i talloni a terra, inspiro Ardha Uttanasana, salgo con la schiena a metà strada, espirando la gamba destra va indietro, appoggio il ginocchio sinistro a terra, unisco i palmi delle mani sopra la testa, Anjaneyasana, e qui rimango per 5 respiri. Provo a portare lo sguardo verso l'alto, scendo bene con il bacino, cerco di rilassare lo psoas e qui rimango. Posso anche allontanare i palmi l'uno dall'altro se questo mi rende la posizione più confortevole ed espirando poi allungo il ginocchio destro, il ginocchio sinistro e porto l'addome verso la coscia, Ardha Numanasana. Cerco di camminare con le mani più avanti che posso, se questo mi risulta troppo difficile va benissimo anche appoggiare le mani sulla caviglia e rimanere qui. La cosa importante è mantenere l'allungamento della colonna, altrimenti se posso piede a martello e allungo bene. E rimango ancora due respiri qua, ancora uno e inspirando ritorno, riappoggio la pianta del piede a terra, punto il piede dietro, salgo nell'affondo alto, palmi che si fronteggiano e qui rimango, scendo bene con il bacino, rilasso le spalle, guardo un punto fisso davanti, rimango qui ancora due respiri, ancora uno. Inspirando, porto le braccia dietro la schiena, intreccio le dita delle mani, apro bene il petto, le spalle e espirando mi tuffo in avanti, cerco di entrare con il petto nell'interno coscia sinistro e portare il mento verso il piede. Guerriero umile, Baddha Virabhadrasana. Rimango qui ancora due respiri. Ancora uno. Inspirando, risalgo. Affondo alto solo di transizione, espiro, porto entrambe le mani a terra, scivolo indietro con la gamba sinistra, Chaturanga Dandasana, inspiro, Urdhva Mukha, Kanatessa in su, espirando, Adho Mukha, e allungo bene la colonna, e da qua salgo direttamente con il piede sinistro verso l'alto, fletto il ginocchio sinistro, mi porto nel mezzo scorpione portando il tallone sinistro verso il gluteo destro e porto lo sguardo sotto l'ascella sinistra. Rimango, apro bene l'anca verso l'alto ed espirando porto il piede sinistro fra le mani, piede destro di taglio, inspiro, sono direttamente in Virabhadrasana 2, guerriero 2 e scendo bene con il bacino. Cerco di allineare bene il ginocchio sinistro alla caviglia, scendo bene verso il basso, allineo le braccia all'altezza delle spalle, porto lo sguardo al dorso della mano sinistra e rimango per a tre lunghi respiri. Ancora due, raddrizzo bene la colonna, prova ad immaginare la schiena come appoggiata ad una parete. E inspirando rovescio il guerriero, Viparita Virabhadrasana, braccio destro dietro, ginocchio destro, braccio sinistro sale verso l'alto e allungo bene tutto il fianco sinistro. Un ultimo respiro qua. E ispirando, apporto la mano sinistra a terra, mi porto in Uttita Parshvakonasana, la posizione dell'angolo laterale steso, mano sinistra all'esterno del piede sinistro, braccio destro oltre la linea dell'orecchio. E inspira, apro bene il petto e espirando mi allungo, sento di distendere tutto il fianco destro. Un ultimo respiro qua. E lentamente vado a distendere il ginocchio sinistro per portarmi direttamente nella posizione del triangolo Trikonasana. Braccio destro sulla stessa linea del sinistro, perpendicolare al pavimento, formo un'unica linea con le braccia. Inspiro, apro bene il petto e espiro, cerco di ruotare bene la spalla in alto e indietro, la spalla destra. Ancora due profondi e consapevoli respiri qua, cerco di raddrizzare le gambe. Ed espirando poi riporto la mano a terra, scivolo con il piede sinistro indietro, sono nella tavola, inspiro, espiro, vado giù, Chaturanga Dandasana, inspiro, Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha. E qui rimango per qualche istante, mi allungo bene. Cerco di portare l'attenzione al respiro,
Ogni volta che ritorno nel canate sta in giù, è un po' come ritornare a casa. Cerco di sentire, di avvertire la differenza tra un lato e l'altro, che deve ancora lavorare. Spingo in maniera attiva le mani a terra, apro bene il petto. E da qua ci prepariamo per eseguire la sequenza dall'altro lato. Fletto le ginocchia con un salto, porto i piedi fra le mani, inspiro, Ardha Uttanasana, allungo bene la schiena, e espirando Uttanasana e lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra. Asta Uttanasana, mi allungo, salgo sulle punte dei piedi, stacco bene i talloni, rilasso le spalle, distendo bene le braccia, punto bene le dita verso l'alto ed espirando. Vado giù, Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espirando questa volta è la gamba sinistra che va indietro, appoggio il ginocchio per terra, allungo braccio verso l'alto, unisco i palmi e rimango Anjaneyasana. Qui ancora, se ne sento la necessità, posso staccare i palmi e guardo un punto fisso davanti a me. Inspiro, allungo bene la colonna, espiro, scendo bene verso il basso, allungo lo psoas. Ancora due profondi e consapevoli respiri qua. Ed espirando, mi allungo sul ginocchio destro, questa volta Ardha Numanasana. Ancora posso portare il piede a martello e camminare con le mani il più lontano possibile rispetto al piede. Se questo per me è troppo intenso, posso semplicemente appoggiare le mani sulla caviglia e lavorare qui. Ma se il tuo corpo in questo momento te lo permette, allungati bene con l'addome sulla coscia e rimani ancora per qualche istante. Senti di allungare bene la catena posteriore della gamba destra. Inspira, allunga bene la colonna. Espira, mi fletto. E inspirando lentamente ritorno, appoggio la pianta del piede a terra, punto il piede dietro, inspiro, stacco il ginocchio sinistro e salgo nell'affondo alto. Palmi che si fronteggiano e rimango per qualche istante in questa posizione di forza e di equilibrio. Ricordiamo il drishti, importantissimo, lo sguardo. Fisso lo sguardo su un punto, sul mio obiettivo e lo mantengo. Inspiro qua. Ed espirando, appoggio le mani a terra, scivolo con il piede destro indietro, inspiro tavola, espiro Chaturanga Dandasana, inspiro Urdhva Mukha, espirando Adho Mukha. E da qua adesso è la gamba destra che sale verso l'alto, punto il piede lontano, fletto il ginocchio, porto il piede destro questa volta al gluteo sinistro, apro bene. Nel mezzo scorpione cerco di far salire bene il ginocchio verso l'alto, apro l'anca e questa volta lo sguardo sarà sotto l'ascella destra. Rimango qui ancora per qualche respiro ed espirando riallineo le anche, porto il piede destro questa volta all'interno delle mani, ruoto a 45 gradi il piede sinistro, salgo in Virabhadrasana 3, guerriero 2. Piede destro stavolta puntato in avanti, piede sinistro di taglio, apro bene le spalle, le braccia all'altezza delle spalle, porto lo sguardo al dorso della mano destra e inspiro, apro bene il petto, espiro, fletto bene il bacino verso il basso, cercando di non superare con il ginocchio la linea della caviglia. Un ultimo respiro qua. Inspirando, invertiamo il guerriero, Viparita Virabhadrasana e rimango per qualche respiro. Apro bene il petto e espirando, scendo in Uttita Parshvakonasana, mano destra all'esterno del piede destro, braccio sinistro lungo la linea dell'orecchio. Cerco di mantenere anche le dita della mano attiva. Inspiro, allungo bene un'unica linea dalla mano sinistra al piede sinistro. Espiro, cerco di ruotare bene anche il busto verso l'alto. Ed espirando, raddrizzo il ginocchio destro per portarmi direttamente in Trikonasana. Cerco di mantenere entrambe le piante dei piedi a terra. Allungo bene la colonna nell'inspiro e nell'espiro. Apro bene il braccio verso l'alto e indietro. Ancora due consapevoli respiri qua.
Ed espirando, ritorno con le mani a terra, il piede sinistro sci destro scivola indietro, tavola, e espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha. E qui rimango per qualche istante. Ritorno nella presenza, provo a osservare il mio corpo adesso. Provo a vedere se ci sono ancora differenze tra un lato e l'altro. Apro bene il petto, spingo in maniera attiva le mani a terra. E da qua inspiro, la gamba destra sale verso l'alto. Espirando, piede destro fra le mani, mi do un piccolo slancio per salire con il ginocchio sinistro verso il petto. Unisco i palmi delle mani al centro del petto. E qui, se posso, porto la mano destra al fianco, vado ad afferrare l'alluce sinistro con indice, medio e pollice della mano sinistra, allungo la gamba davanti ed espirando, provo ad aprirla lateralmente. Cerco di guardare sempre un punto fisso davanti per non perdere l'equilibrio. Se questo per me è troppo intenso, posso semplicemente lasciare il ginocchio sinistro flesso e aprirlo lateralmente. E qui rimango ancora per qualche istante. Inspira. Espirando il ginocchio ritorna. Allungo le braccia oltre la testa, distendo la gamba ed espirando transito in guerriero 3, Virabhadrasana 3. Rimango con il busto e la gamba parallela al tappetino. Rimango in appoggio sul piede destro, sento la gamba stabile come il tronco di un albero. Ed espirando, fletto il ginocchio avanti, allungo bene la gamba dietro, inspira, risalgo nell'affondo alto, espirando, mani a terra, gamba destra indietro, tavola, espiro, Chaturanga Dandasana, inspiro, Urdhva Mukha, espirando, Adho Mukha. Allungo bene la colonna per andare a ripetere la piccola sequenza di equilibrio dall'altro lato. Inspiro, allungo bene la gamba sinistra, questa volta verso l'alto, cane a tre zampe, fletto il ginocchio al petto, porto il piede sinistro tra le mani. Inspiro, salgo con le braccia verso l'alto, un piccolo slancio con la gamba dietro per salire con il ginocchio al petto. Afferro l'alluce sinistro, questo, destro, questa volta con indice, medio e pollice, distendo la gamba davanti e se posso apro lateralmente. E qui rimango per qualche istante. Anche qui, se l'ho fatto prima, se questa posizione è troppo intensa, semplicemente fletto il ginocchio e lo apro lateralmente, mantenendo la mano a sostegno del ginocchio. Devi cercare sempre di scegliere la posizione che ti consente di mantenere l'asana il più a lungo possibile. Inspiro qua. Ed espirando, rifletto il ginocchio al petto, allungo bene, distendo le braccia oltre la testa. Espiro, transito, guerriero 3, Virabhadrasana 3. Sento nuovamente tutto l'appoggio sulla pianta del piede sinistro, ben radicata la terra. Ed espirando, fletto il ginocchio sinistro, mi allungo a fondo alto e espiro, mani a terra, sinistra indietro tavola, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdhva Mukha, espirando, Adho Mukha. E qui rimango per qualche istante. Appoggio le ginocchia a terra, appoggio la fronte al tappeto e ci riposiamo per qualche istante in Balasana. La posizione del bambino. Vai a riportare l'attenzione al tuo respiro in questa posizione. Osserva come il tuo respiro diventa toracico. Inspira, senti espandere il petto in tutte le direzioni. Ed espirando, lascia andare. Rimaniamo nella consapevolezza di questo momento. Prova a riportare l'attenzione all'intenzione che hai scelto all'inizio della pratica e cerca di direzionare tutta l'energia che stiamo sprigionando a quell'intenzione. Lentamente ci solleviamo e ci portiamo a sedere con i glutei a terra, flettiamo le ginocchia, appoggiamo le piante dei piedi
Al tappeto, polpastrelli delle mani a terra, con un inspiro, stacco le piante dei piedi da terra, cerco di portare le tibie parallele e se me la sento stacco anche le braccia, porto le braccia parallele alle tibie per entrare in Navasana, la barca. Posso rimanere qui, l'importante è cercare di mantenere l'addome forte, il petto aperto, le spalle, la schiena dritta, non in curvo. Cerco di rimanere col petto bene aperto. Ancora per 5, 4, 3, 2, 1 ed espirando lentamente ci portiamo a terra. Fletto le ginocchia al petto, mi do un bel abbraccio, dondolo un po' a destra, un po' a sinistra e lascio andare le ginocchia sul lato sinistro. Una sopra l'altra, apro le braccia a croce, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, ruoto lo sguardo a destra, verso il palmo della mano destra. Cerco di assaporare questa doppia torsione della colonna, cercando di non sollevare troppo la spalla destra dal pavimento. Rimango qui, in questa doppia torsione, ancora qualche istante. E lentamente nell'inspiro ritornano le ginocchia al centro e espirando andiamo dall'altro lato, ginocchia a destra, ruoto lo sguardo a sinistra, stando attenti a non sollevare troppo la spalla sinistra dal pavimento. E ancora respiro nella colonna. Provo ad immaginare la mia colonna come se fosse una catena del DNA che si arrotola su se stessa. Percepisco il piacevole massaggio che il mio respiro crea in questa posizione, in questa torsione, massaggio alla colonna, agli organi interni. E lentamente, inspirando, ritorno al centro, espirando, mi lascio andare completamente in Shavasana, la posizione di rilassamento finale. Allungo bene braccia e gambe, lascio cadere le punte dei piedi naturalmente verso l'esterno, palmi delle mani rivolti verso l'alto. Mento leggermente rivolto verso il petto in modo da distendere bene il tratto cervicale. E qui rimango nella completa immobilità. Prendi questa opportunità adesso per lasciarti completamente andare. Lascia andare il tuo corpo, lascia andare la tua mente, lascia andare i tuoi pensieri. Semplicemente rimani qui ad ascoltare la mia voce. Inspira nella pancia, nel petto e poi espira e lascia andare. Inspira energia, pace, gioia e con l'espiro lascia andare ogni negatività dal tuo corpo. Lascia che il tuo corpo sprofondi nella terra, sorretto dalla madre terra. Con ogni respiro permetti al tuo corpo di sentirsi sempre più pesante e permetti invece a te stessa di sentirti leggera al suo interno. Semplicemente lascia andare. Accogli un rilassamento completo in tutto il corpo. Inspira ed espira. Arrenditi ad un profondo e completo rilassamento di tutto il tuo corpo. Segui il tuo respiro e se un pensiero arriva lo osservi senza giudicarlo e lo lasci volare via come nuvole di passaggio. Sii consapevole e grata di questa bellissima sensazione che stai coltivando dentro di te. E puoi decidere di rimanere qui tutto il tempo che desideri, percependo un sentimento di profonda gratitudine per ciò che il tuo corpo e la tua mente sono stati in grado di fare oggi. Quando poi ti senti pronto, lentamente inizi a risvegliare il tuo corpo, partendo dalle dita delle mani, le dita dei piedi. Ruotiamo polsi e caviglie. Inspira, allunga le braccia oltre la testa, ti stiracchi. Ed espirando ti do un bel abbraccio, abbracci le ginocchia al petto e dondoli un po' a destra, un po' a sinistra. Ti lasci cadere poi sul lato che preferisci,
rimanendo in posizione fetale ancora per qualche istante. E lentamente, aiutandoti con la mano, ci andiamo a sedere a gambe incrociate. Prendi un incrocio comodo, unisci i palmi delle mani al centro del petto, con i pollici a contatto con lo sterno, un inspiro profondo dal naso ed espirando per cantare insieme il mantra Om e concludere la pratica. Inspiro. Inspiro, apro gli occhi e espiro Namaste. E ti ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione. Namaste.